Giuseppe Sommese, consigliere regionale della Campania, anche coordinatore regionale di Azione, un commento sulla vittoria elettorale di Giosi Ferrandino a Casamicciola. Beh, la popolazione di Ischia ha scelto di affidarsi a un profilo di competenza, a un profilo di qualità, a una persona che ha tanti anni di esperienza nella pubblica amministrazione, avendo già fatto l'europarlamentare, il sindaco di Casamicciola, ha riconfermato con un grande plebiscito popolare, e siamo sicuri che la scelta del popolo di Ischia di affidarsi a Giosi Ferrandino, soprattutto in questa fase complessa di riorganizzazione, di recupero urbano, di recupero amministrativo e politico, sia la scelta giusta. Esperienza che può dare, insomma, risposte ai cittadini, visto che bisogna utilizzare fondi provenienti dalla regione, dal governo, ma anche dall'Europa. Sicuramente bisognerà riorganizzare un po' tutta la filiera istituzionale e affidarsi a Giosi Ferrandino, che ha già un vissuto politico importante e permette di facilitare quelli che sono i meccanismi di interconnessione e di rapporti con i vari livelli istituzionali, dalla Regione Campania fino all'Europa, di cui insomma lui è parlamentare uscente, e calare questa esperienza, questo bagaglio culturale nella dimensione locale di Ischia in questa fase è sicuramente insomma un elemento importante per tutta l'isola di Ischia. Quello che è accaduto in Emilia-Romagna, quello che è accaduto insomma nei mesi scorsi poi ad Ischia, ci dice che il territorio ha bisogno di manutenzione. Cosa può dare la Regione Campania per il territorio di competenza? Beh, innanzitutto solidarietà all'Emilia-Romagna e solidarietà alla popolazione di Ischia, insomma è già stata fatta in tutte le varie forme. Va attivato sicuramente un piano straordinario di interventi, innanzitutto per recuperare quelli che sono gli ingenti danni, ma soprattutto per organizzare un piano complessivo che insomma, permetta, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici, di riammodernare e rendere, come dire, efficiente un'attività per cui insomma, ci auguriamo si possa scongiurare in futuro catastrofi del genere. Come Regione Campania saremo sicuramente vicini, attiveremo sicuramente dei tavoli per concertare con Protezione Civile e sindaci e amministratori insomma, le attività necessarie per, come dire, intervenire e prevenire le future insomma, emergenze.